Giovedì 11 febbraio è stata inaugurata presso Palazzo Turchi di Bagno, in corso Ercole I d'Este a Ferrara, la mostra Strappati dalla terra e ridonati al sole, le ceramiche graffite e le pagine di erbario del giovane Filippo De Pisis. La mostra, organizzata dal Sistema Museale d'Ateneo dell'Università di Ferrara, riunisce le ceramiche antiche e le pagine di erbario collezionate da Luigi Filippo Tibertelli De Pisis, nella casa di via Montebello a Ferrara, sua città natale nel 1896. La mostra è stata inaugurata dalla professoressa Ursula Thun Hohenstein, presidente del Sistema Museale d'Ateneo, a cui è seguito l'intervento del prorettore vicario Giuseppe Spidaglieri. Hanno preso quindi parola i rappresentanti delle istituzioni cittadine e dell'Ateneo Ferrarese, fra cui le due curatrici, Lucia Bonazzi e Paola Roncarati, le quali hanno delineato il profilo scientifico e culturale della mostra, mettendo in risalto l'eccezionalità dell'evento, che vede riuniti oggetti provenienti dal Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza e dal Museo Botanico dell'Ateneo di Padova. Le due curatrici hanno sottolineato che questi oggetti, raccolti dal suolo cittadino limitrofo, furono scelti non da un semplice studioso, ma da uno dei protagonisti della creazione dell'arte metafisica italiana, destinato a diventare pittore di successo nella Parigi degli anni 20 e 30. Per questa ragione vengono esposte opere grafiche e pittoriche dell'artista, che ha posto i fiori e spesso gli oggetti in ceramica in grande rilievo nelle sue nature morte, frutto di una sensibilità nutrita di memoria, bellezza e fragilità. La mostra vuole anche rievocare il mondo del collezionismo, dei primi scavi archeologici e del mercato antiquario nella Ferrara del primo Novecento, uno dei momenti cruciali della protratta dispersione del ricco patrimonio culturale e storico-artistico ferrarese. Alla mostra faranno da corollario una serie di conferenze e di laboratori didattici riguardanti le attività archeologiche e la realizzazione di un erbario. Questi incontri saranno curati e tenuti da docenti dell'Università di Ferrara e da specialisti di settore. La mostra, che ha visto un'ampia partecipazione di pubblico, si protrarrà fino al 10 aprile.